Ciao, sono Marco e bentornati in questa serie dedicata alla domotica. Oggi parleremo di illuminazione, visto che è la cosa che interessa al maggior numero di persone, visto che è quella più comoda da utilizzare quando si è in casa. Ora vi farò vedere i vari accessori che ho comprato per l'impianto di illuminazione di casa mia. In ogni puntata ne collegheremo uno, lo collegheremo sia alla propria applicazione, ma anche a Google Mini e a Echo Dot. Partiamo con le lampadine, che sono la cosa più semplice da installare, visto che vanno soltanto avvitate. Però quelle lampadine hanno un piccolo problema, che se noi nella stanza le accendiamo con l'interruttore e poi per spegnere riutilizziamo l'interruttore, non arriverà corrente la lampadina, quindi non potremo usare né l'applicazione e chiaramente anche Echo Dot o Google Mini. Per ovviare questo problema io ho comprato due accessori. Il primo è questo è un accessorio che si chiama Ankuo, lo trovate su Amazon, ha un prezzo di 18 euro a pezzo. Su questo si può collegare sia l'interruttore che anche il deviatore. O altrimenti ho comprato un Sonoff che penso che conosciate perché ci sono tantissimi tutorial che ne parlano su YouTube. Questo accessorio invece costa dalle 3 alle 4 euro. Ecco, il problema di questo accessorio qual è? È che è molto grosso, non ci sta nella scatola, a meno che non lo smontiamo. Ha un piccolo tasto, per accendere e spegnere le luci, quindi il problema è che andrà messo fuori dalla scatola, o altrimenti va smontato e vanno fatte due saldature e collegati due fili. Praticamente è una modifica, io l'ho fatta, ha funzionato con successo, vi farò vedere come funziona. Poi ho comprato una scatola sempre della Sonoff, che vi faccio vedere la foto perché non mi è ancora arrivata, l'ho comprata dalla Cina, costa pochissimo, anche questo dovrebbe essere facile da montare e alla fine vedremo come si monta una striscia a LED. Questa è una striscia LED, sempre WiFi. Ora siamo pronti per collegare la lampadina all'applicazione che si chiama Smart Life. Io l'ho già scaricata e ce l'ho qui nel telefono. Mi raccomando, scaricatela. Poi collegheremo l'applicazione a Google Home Mini o a Echo Dot. Per iniziare bisogna collegare la lampadina per 3 volte. Quando inizierà a lampeggiare, possiamo far partire l'applicazione. Poi andiamo in alto, dispositivo di illuminazione, confermiamo. Come vedete, il dispositivo è già stato accoppiato e addirittura Alexa l'ha già riconosciuto ed è già installato. Niente, ora cosa facciamo? Cambiamo il nome alla lampadina, altrimenti il nome sarà troppo complicato quando la dovremo chiamare. Chiamiamola Prova. Salviamo. Ora siamo all'interno dell'applicazione. Come vedete da qui si può spegnere e riaccendere. Qua aumenteremo e diminuiremo, come si chiama? Sarebbe praticamente la funzione dimmerabile, quindi la luce quando è dimmerabile vuol dire che possiamo, come si dice, aumentare e diminuire l'intensità. In più possiamo cambiare il colore da rosso, portarlo a viola, blu. Anche qui possiamo aumentare e diminuire la saturazione. Se andiamo in altro, possiamo modificare il nome, qui creare degli scenari, quindi possiamo far partire la lampadina in determinati orari, farla spegnere in determinati orari. Che anche qua, vedete, ci sono vari disegni con varie impostazioni già prefatte. Niente, ora siamo pronti per andare nell'applicazione e collegare, come si chiama, l'applicazione a Google Home Mini. Poi, anche se è già stata configurata con Alexa, vi farò vedere lo stesso come si fa a configurare da nuovo. Facciamo partire l'applicazione di Google Home Mini. Facciamo aggiungi dispositivo, configura dispositivo, compatibile con Google Home. Come vedete io l'applicazione ce l'ho già,
inserita, quelle installate sono quelle in alto, voi invece dovete far scorrere l'elenco fino a quando non trovate Smart Life. Una volta installata l'applicazione, andiamo nella lista e come vedete troviamo la luce. Scusate, questa è la luce installata dall'applicazione. Ora possiamo spegnere e riaccendere. Oppure possiamo dire: Ehi Google, spegni luce prova. Va bene, spengo il dispositivo prova. Va Ehi Google, accendi luce prova. Ora bene, accendo il dispositivo prova. siamo pronti per collegare anche l'applicazione ad Alexa. Siamo pronti per far partire l'applicazione di Alexa. La prima cosa da fare è bisogna andare in alto, a sinistra, cliccare e fare skill e giochi. Ora dobbiamo fare una ricerca con Smart Life. Abilitiamo l'uso. Chiaramente anche qui dobbiamo inserire la nostra password. Una volta che abbiamo ottenuto l'autorizzazione, siamo pronti per associare l'applicazione ad Alexa. Facciamo ripartire l'applicazione. Se andiamo su dispositivi, andiamo su lampadine, troveremo la nostra luce prova. Quindi adesso è accesa, possiamo spegnerla, chiaramente riattivarla e se entriamo possiamo anche cambiare colore. Alexa, spegni luce prova. Alexa, accendi luce prova. Come avete visto, abbiamo installato l'applicazione sia su Google Home Mini che su Echo Dot di Alexa. Siamo giunti al termine del tutorial. Il prossimo tutorial, che sarà quello di domani, sarà dedicato a questo accessorio che è comodissimo. Io l'ho già installato, se ne monta uno per ogni stanza e si potrà comandare sempre la luce con i tasti fisici, sia con gli interruttori che con i deviatori. E in più, tramite un comando, si può accendere e spegnere la luce. Vi aspetto al prossimo tutorial. Buona serata.